Sono con i due nuovi mister del compiano, tutti e due portieri, quindi immagino bene cosa ne capiranno tutti e due di calcio, però stasera non è ancora iniziato, è stato solo uno stage proprio per provare i portieri e quindi possiamo scherzare come facciamo sempre, anche perché sono due amici e quindi cioè, posso prenderli anche in giro. Però mi sono divertito a vedere l'allenamento, è durato una mezz'oretta, 40 minuti, poi le immagini scorreranno, voi non le vedrete perché tanto voi non ci guardate mai, no, e quindi, niente. Tu dici sempre così per ingolosire gli altri e andare a vedere, ma è giusto che tu faccia il proprio lavoro. No, però ci devi spiegare, mister, questo stage, piccolo stage riservato ai portieri, perché è davvero interessante. Io avevo preso in giro il Lepo e gli avevo detto Lepo 15 giorni fa: ah, se è un mister come si deve, visto che non vi conosce, comincia in luglio. No, avevi cominciato in luglio davvero, sei un grande. No, ma ho cominciato in luglio per un motivo, non è che abbiamo cominciato in luglio, è che io dovevo conoscere i portieri, perché chiaramente mi devo calare un attimo nel paese, in quella che è la realtà che c'è qui a Compiano, di conseguenza volevo sapere, scoprire i portieri che c'erano e quelli che la società mi aveva proposto, tra virgolette, di acquistare. Nota positiva che il portiere giovane che volevano acquistare, secondo me ha delle buone doti, ci sarà da lavorare, è giovane per l'amor del cielo, però insomma secondo me è un buon portiere, ecco. Stiamo parlando di Zucconi, lo diciamo così. Ma sicuramente possiamo che dire. L'anno scorso era secondo al Bardi, sì. Che è di proprietà della Valtarese e che in pratica è stato dato in prestito, se non sbaglio, sì, queste sono cose che lasciamo agli addetti ai lavori. Agli addetti ai lavori, esattamente. A me mi hanno proposto questo ragazzo e di conseguenza insieme all'Epo, che è una vita che gioca in porta, quindi ne sa come me. Insieme fate due vite. E di conseguenza insomma abbiamo deciso tutte e due insomma che va bene, che va benissimo, insomma, che ci sarà da lavorare, per l'amor del cielo. Quindi questa intervista, siccome stasera non c'è stata la firma, la mandiamo poi giovedì o venerdì, perché sennò costa di più. Sicuramente, assolutamente sì. E poi il fatto che mi dicevi di cominciare in luglio, non è che cominciamo in luglio, ma il 25 ci troviamo, giusto per conoscerci un po' e per cominciare a fare una prima sgambata, in modo da farci trovare pronti, perché noi quando cominceremo subito in agosto, il 18 di agosto, con un amichevole, e quindi per farsi trovare pronti all'amichevole, per non avere problemi a livello fisico, a livello muscolare, avremo un po' di compitini a casa da fare, insomma, nient'altro, ma niente di più, cose che peraltro altre squadre fanno già, non è che io invento, non ho scoperto l'acqua calda, ecco. Allora, qua tutti mi hanno parlato, perché sai, io li conosco un po' tutti questi ragazzi, avendoli frequentati per qualche anno, che hai portato una ventata di luce, di voglia, di entusiasmo incredibile, e già da questa intervista hai cominciato proprio per come me l'hanno descritta, e quindi cioè, ti vedo carico come una sveglia, ti sono amico e lo sai, quindi non potrò mai parlare bene, male, cioè non bene, male di te, anche bene, non potrò mai parlare male di te fuori dal campo, però ti aspetto, al primo errore ti salterò addosso come un coyote. Le critiche fanno sempre bene, quando sono soprattutto quando sono costruttive. Beh, no? Sai che io chi è la verità in tasca del calcio? Quindi se lo fai se lo dice, quindi io non faccio altro che riportare quello che si dice. Cioè, non è che ho detto una cosa sbagliata, no, questa. Sono quello che ne capisce più di tutti e fine, punto, basta. Cioè, avete problemi? Sentito tutti, perché lui è dietro la telecamera, anzi se mi permettete è lui che se lo dice, lui, lo vedete? Ecco, lui che se lo dice. Che due mani. Cosa c'è Lepo? Siamo una banda di matti. Dopo questa, questo lo devi mettere, perché devono sapere che sei tu e devono conoscere. Devo anche dire il numero di birre? No. No. Ah, ok, questo non lo diciamo. No. Ok, no, ecco.
Io due. Ah, però due, per me due, per una stemmio sono una cosa esagerata. Ok? Niente, ecco, vabbè, adesso abbiamo scherzato, e però adesso ci devi dire la squadra, no? Io oggi ho letto una cosa molto, molto, che mi ha un po' impressionato. Zidocchi il compiano. Cosa mi dici? Vediamo. È diventato rosso, lo vedete? È diventato rosso. Vediamo, potrebbe essere. Ma dai, Pio, è una notizia della Madonna. Ma no, nel senso... Come no? Lui è un bravo centrocampista, è uno d'esperienza, è uno che... Beh, io l'ho visto giocare dietro con la biancazzurra, mi ha impressionato ancora. È ancora bravo, è che è chiaro che è un po' su di età, però voglio dire, anche Zanetti c'ha 38 anni, se non sbaglio, quindi voglio dire... Beh, ma lui ne ha molti meno, perché sì, ne ha 35, quindi può fare 3 anni con Piano, vero? Vedi. Tra l'altro ha lavorato già in valle, quindi, quindi la strada la conosce. Sì, 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 assolutamente. Compiano è un bellissimo paese, forse è più, uno dei più, anzi è il più bel paese, sì, della provincia. Io mi sono innamorato anche di quello, insomma. Di Compiano, sì, o di Zidocchi? Di Compiano, diciamo. No, perché Zidocchi è un centrocampista che vorrei avere assolutamente, però insomma vediamo un po' come, insomma, il Compiano sta lavorando. E altre cose, dai, non ci dici, no, niente. Altre cose non mi sbilancio, perché tutti quelli su cui mi sono sbilanciato me li ha fregati poi Setti al Solignano, quindi se ha il coraggio di andare a prendermi anche Zidocchi, allora Tino mandiamo un messaggio a Tino, che è un amico, che prende anche Mariano. Si parlava di stasera di Mariani e la Valtarese, non so, che Mariani? Mariani Matteo, Matteo, sì, certo. No, non ci credo neanche, questo non ci credo, perché Ippos Mariani proprio non lo posso Mariani offrire. No, quello è impossibile, no. Lo dico io. No, adesso state facendo i furbi e non mi piace, perché dopo scrivo io la verità. Però, voci indiscrete parlavano di Mariani Matteo alla Valtarese. No, non ci credo. Io non ci credo, perché resta qui anche, okay, no, però dire, no. Non è il tipo di giocatore, loro vogliono tutti giocatori giovanissimi, molto bravi, e quindi cioè, ce ne vengono due di Matteo. Ok, Matteo lo sentiamo in sottofondo, logicamente. Niente, dai, abbiamo fatto, mamma mia, 7 minuti di intervista. No, lunghissima, c'è da tagliare. C'ho, dovrò tagliare tanto, no, non taglierò niente, perché lo sai che poi alla fine non taglio, no, niente. Taglio. Ok, niente, ci vediamo il 25, perché sicuramente il Masso ci sarà. Certo. Ok, sapete che compiamo. Prendi sulla borsa i pantaloncini, che fai una corsa anche te, che adesso che hai smesso di fumare, magari. Beh, vabbè, no, magari se hai bisogno di qualcuno che ti rimporta, che ti riforza l'incorso dei pali, così fai vedere come si fa. Sicuramente posso farlo. Che film, no, avete visto? Non lo so. Deve essere... Le birre. Niente, vi ringrazio. Lepo, allora tu? Tutto tu poco. Mi avevi promesso un'intervista di fine carriera. Tu non me l'hai fatta? Io non l'ho fatta. Ah, io non te l'ho fatta. Esatto. Cioè, io ho paura che dicessi la verità. Ah, io ho paura. Beh, va bene, ok. E molte ho paura. Ok, mi sembra che... Penserò che penso che il 25 notte sarai pronto per l'intervista. Chi ci sarà con Piano il 25? Beh, tutta la squadra. Certo, con chi? Ah beh, con chi non lo so, cosa vuol dire? Con chi all'interno, nel senso, chi? Ah, perché ci saranno anche i nuovi, tu dici? Certo, assolutamente. Ah beh, con quelli che ho sentito che leggerai domani sul... Come leggerò domani? Eh beh sì, perché cioè, te li dico io. Più di noi. Sì, cioè, come al solito. Io, è chiaro, io per sapere chi viene con Piano devo guardare. Devi se... lei... guardare Calcio Ducale. L'hai detto, ma lo sai che è anche la verità. Certo. Okay. Fondo di verità c'è sempre. Vi ringrazio, è sempre un piacere. Ciao Masso, buona serata.